Alba Mediterranea e Costellazione della Lega. Oltre che anche fondatore della Rete dei Cittadini di Fortuna. Allora, George Orwell, che passa per essere uno scrittore, non era solo uno scrittore, era un membro importante dei servizi segreti inglesi. È una buona notizia? No. Perché se no non scriveva le cose che ha scritto, perché in via di metafora ha scritto delle cose che sono tuttora qua, perché le cose che esistevano attorno al 1932-35, quando scriveva quei libri e viveva le esperienze da cui poi avrebbe dato i libri, lui era a contatto con gli stessi personaggi con cui siamo noi oggi a dover fare 40. Gli stessi identici personaggi, anche di nome, Rothschild, Morgan, Stanley, Rockefeller, eccetera, gli stessi, che allora controllavano parzialmente il mondo, oggi lo controllano al 98%. Economicamente detengono il 98% delle risorse naturali e di tutto quello che si fa al mondo. Questo per dire che il nostro nemico non è Berlusconi, non è Prodi, che sono dei semplici pupazzi, dei pupari siciliani, no? Che manovrano tranquillamente e gli fanno fare quello che vogliono loro e dire quello che vogliono loro. Quindi il problema oggi è, se vogliamo veramente fare pulizia, cambiare registro. Non possiamo lavorare con le leggi prodotte da questi infami nel corso di 100 anni. Cioè noi abbiamo, se vogliamo fare i legali, i legittimi, i legalitari, dobbiamo utilizzare le leggi che sono a favore di questi signori. Stavo dicendo prima in macchina mentre venivamo, le gare autorità, non lo so, nessuno lo sa, ci sono 10 autorità in Italia, 10, ne conoscete forse 2, eletti dai poteri forti, non per difendere i cittadini che eleggono il loro difensore per difendere i diritti dei cittadini, ma i cittadini che vengono difesi dal boia che viene nominato dal re. È mai possibile una cosa del genere? Possiamo giocare a questo gioco? È chiaro che se noi giochiamo con le carte date dal Mazzaro e con le regole del Mazzaro, noi non vinceremo mai. È chiaro? Oh, rispondete. È chiaro, è chiarissimo. Non volevamo interromperti. Allora, io non so se avete capito come è stato. Se no perdi la concentrazione. Se ti allora, parlare di Giorgio Orwell diceva una verità assoluta, ne ha dette tante. Quella che io stimo di più fra le tante che io stimo è quella che dice che in un momento in cui tutti dicono il falso, dire la verità è l'atto più rivoluzionario che si può fare. Ed è questo da dove dobbiamo cominciare. Faccio un parallelo molto veloce. Tutti conosciamo i computer, ma nessuno sa come sono stati fatti. Pochi. Io faccio l'informatico e qualcosa ci capisco. E vi dico che c'era, per esempio, il primo Commodore 64 che aveva 64 bit. Oggi il più scadente portatile c'ha 3400 GHz, 500 MB di memoria, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto c'è un sistema di procedura elettronica, che ha avuto una serie di fasi. C'è stato il Pentium 1, 2, 3, 4, 5, adesso siamo al 5, 18esima versione. Non si può cercare di cambiare e gestire un mondo complesso come il nostro oramai utilizzando il Commodore 64. Dobbiamo utilizzare un Commodore quinto, ventesima serie, ennesima serie. Quindi andare a utilizzare, per esempio, il corpus generale delle nostre leggi, e tra cui principalmente la Costituzione, andiamo a fare una porcata assoluta. Non riusciremo a ottenere, spremendo le reali, non esce il sangue. È chiaro? Noi dobbiamo andare a spremere il sangue se vogliamo fare qualcosa di costruttivo, cioè qualcosa di energico, qualcosa di funzionale. Non possiamo continuare a giocare le regole del gioco che ci ha dettato qualcuno che vuole che le cose rimangano così. È mai possibile? Io ho denunciato 1165 istituzioni nel corso degli anni, come vedete sono ancora qui, hanno tentato qualche volta di gambizzarmi, minacciano a mano armata, l'avrete capito, insomma no. 3 demolizioni di casa mi hanno ordinato il mio sindaco, quando nel paese ci sono a Formello circa 5.000 case abusive. La mia è una delle pochissime che ha un progetto approvato. Questo per dire, no? È chiaro che la magistratura
Allora, io con Giorgio Vitali, che facciamo normalmente denuncia in cooperativa, abbiamo fatto una denuncia e adesso ne facciamo una domani. Andiamo, visto che c'è la carta, poi abbiamo deciso di andare a fare i cittadini leali e sottomessi ai succubi delle istituzioni. Siccome è uscita la pubblicità Progresso che va contro le piattole della società, no? Contro i parassiti del cane, del pesce, eccetera, noi andiamo a denunciare i più grandi evasori fiscali. Allora vi dico solo i primi 5-6. Allora, Banca Centrale Europea, che lavora anche in Italia, nel corso degli ultimi 5 anni positivi, perché giustamente siamo alle regole ancora, deve allo Stato italiano 2.600 miliardi di euro. È chiaro? 2.600 miliardi di euro, senza considerare more, le sanzioni, eccetera. Poi c'è la Banca d'Italia, 500 miliardi più modestamente. Le banche private, 700 miliardi. Lo Stato del Vaticano, per tutte le strutture all'interno dello Stato, ci deve dare circa 180 miliardi. ICI, fatture base, eccetera, eccetera. Prezzi pedofili? Prezzi pedofili! Che utilizzano 8 per 1000 per pagare i loro compagni. Non divaghiamo troppo. Consolidati in Corte di Cassazione 98 miliardi delle slot machine. Ne avete sentito parlare? No. Allora, stanno trattando per chiudere al 30%, cioè vorrebbero dare 30 miliardi. Allora, 3 milioni di pignoramenti in 2 anni e mezzo, i poveri disgraziati che magari devono dare 2.000 euro di INPS, 5.000 di multe, che ne so, cose del genere, gli pignorano la casa che vale 1.500.000 di euro, no? E poi la mandano anche all'assa, non è che la pignorano e basta, la confiscano. Dopodiché, però, ci sono questi che invece vanno a trattare, per cui da 98 miliardi forse ne prenderanno 5, come hanno fatto per il rientro dei capitali dall'estero. Il 5% di circa 100 miliardi. Allora, quello che voglio dire io è che queste riunioni, e poi finisco perché sennò qua dovrei parlare anni, ma vi consiglio di andare a vedere il nostro sito web, basta che digitate Alba Mediterranea 1 a cifra, senza lasciare nessuno spazio, andate lì e trovate un bel po' di controinformazioni, perché questo signore che stava qui prima, che gli ho detto lui, che ha detto che c'è il debito pubblico, ha detto una merita cazzata. Senza volerlo, perché è in buona fede, perché lui sa queste cose che gli dicono, perché, come diceva l'amico dei Goebbels, a noi ci viene infarcita la comunicazione, la formazione e la cognizione che ci deve essere data, perché dobbiamo essere allineati al pensiero dominante. È chiaro? Mentre una volta c'erano i villaggi sperduti che ognuno evolveva la propria cultura, la propria tradizione, eccetera, oggi viviamo nel villaggio globale, ma non è un caso. Viviamo nel villaggio globale perché così si vuole distruggere l'identità popolare, l'identità di club, di qualunque tipo di partecipazione diretta del cittadino. Ecco il problema. Allora, quindi la rappresentazione dello scenario che bisognerebbe fare richiederebbe anni di descrizione, ma quello che, per concludere, così lascio spazio anche agli altri. Il discorso è che noi dobbiamo creare un movimento di rivoluzione culturale, perché se non facciamo questo ci emancipiamo dalla cultura del potere dominante, non possiamo combattere nessuna battaglia. Abbiamo perso, quindi emancipazione culturale, quindi poter avere la capacità di partecipare alla formazione vera o alternativa, quantomeno se non vera, perché la verità assoluta non ce l'ha nessuno, ma comunque avere la possibilità di avere la dialettica per poter confrontare e paragonare, eventualmente accettare l'una all'altra tesi, oppure cercare di farsi una propria tesi. E quindi questo, l'altra parte è quella di giocare secondo regole del gioco diverse, è possibile. Noi domani andiamo a fare una denuncia contro questi che ho detto prima, visto che vogliono che noi denunciamo l'evasione. Lui diceva il bottegaio, il 99% è un povero disgraziato che non ce la fa più a pagare.
anche se in passato magari si è costruita la palazzina abusiva, ma la palazzina abusiva, io ho fatto l'elogio al costruttore abusivo perché è con le cambiali, e noi siamo i fondatori della cambiale sociale, noi di Alba Mediterranea e Costellazione Lira, che è lo strumento di base per la ripartizione d'Italia della ricchezza nazionale. C'è il modo di incularli legalmente, dobbiamo farlo secondo delle cose che si... E sono anni che ci studiamo, non è da oggi. Io dall'85 non pago le tasse, lo so la Guardia di Finanza tranquillamente, e non mi possono fare niente, perché se ci provano io ho le ritorsioni per loro. Lo stesso Giorgio Vitali sta facendo battaglie dal 1965 e anche prima. E se noi oggi siamo qui è perché abbiamo esperienza da vendere, e se qualcuno la vuole noi siamo a disposizione per darla gratis. Ciao.